Se n'è andata nella mattinata di mercoledì. Suor Veronica Bucchi, storica direttrice del Centro di Formazione Professionale Sacro Cuore di Lugo. Nata a Lugo in Romagna il 29 aprile 1932, è stata l'animatrice dell'Azione Cattolica fino al 1949, poi all'Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, per poi il Magistero Meccanografico di Firenze e conseguire l'abilitazione statale per l'insegnamento nelle scuole superiori delle materie tecnico-pratiche. Ha insegnato per 27 anni e dal 1968 è stata la storica direttrice del Centro di Formazione Professionale Sacro Cuore fino a poche settimane fa. Il funerale di Suor Veronica Bucchi si è svolto nella mattinata di venerdì presso la Chiesa del Sacro Cuore. Alla cerimonia erano presenti le principali autorità cittadine. La Santa Messa è stata officiata da Monsignor Paolo Vieira, vescovo di Diongu, in Benin, amico di Suor Veronica, che non ha dimenticato alcuni aneddoti dell'amicizia che lo legava alla suora. Non posso non testimoniare brevemente del mio cammino con Suor Veronica. L'ho conosciuta prima di essere nominato vescovo e sono 23 anni in questo mese, Madre Celestina. Quando si parlava di fare venire in Italia la prima togolese, con Suor Veronica siete venuti a trovarmi al monastero di Vallecavalli. E fu lei a rivolgermi la preghiera, a spiegarmi le cose. La nostra cooperazione è partita così. Ma dopo la mia nomina a vescovo, sono tornato in questa casa madre. Singolare poi quando Monsignor Vieira si improvvisa meccanico al guasto dell'auto di Suor Veronica. Aggiustiamo! Mi guarda e mi fa: lei è meccanico? Sì, dobbiamo arrangiarci come se le piste dell'Africa, no? Non abbiamo neanche una pinza, niente. Sono entrato in una casa lungo la strada, ho chiesto un portello e poi, sdraiato sulla macchina, sono riuscito a farti passare. Ma allora siamo diventati amici. Un vescovo sotto la sua macchina per aggiustare, infatti, e poi tutto.